Buondibetaste.it, oggi non vi parlerò di grattacheche fichetto, ma vi parlo di un fumetto che potrebbe aver ispirato Matt Groening nella creazione di grattacheca e fichetto. Mi riferisco a Squeak the Mouse di Massimo Mattioli, che come grattacheca e fichetto è una parodia esagerata, violenta di Tom e Jerry. Abbiamo un topo e un gatto che si inseguono e, come potete notare già dalla copertina, c'è un'accetta che mozza le gambe del gatto, schizzi di sangue, ferite sanguinolente, cruente. Questo è nulla in confronto a quello che vi aspetta all'interno dell'albo, perché Mattioli, come in Super West, la parodia supereroistica di cui vi ho parlato settimana scorsa, Mattioli non si dà freni, proprio non consideratelo un fumetto per bambini, non c'è un target cartunesco come quello di Tom e Jerry, ma anzi si rivolge agli adulti giocando con l'aspetto esteriore che potrebbe sembrare qualcosa per bambini, in realtà si rivolge al lettore adulto. È un meccanismo che personalmente in alcuni punti mi ha divertito, in altri l'ho trovato un po' gratuito, un po' esagerato, un po' anche forse banalotto, ma questo perché? Perché io sono un lettore del 2019, assolutamente un lettore degli anni 80, quando il fumetto è stato creato, lo ha recepito in modo diverso. Sicuramente all'epoca un'opera simile era molto più punk, molto più trasgressiva. Io oggi ho già visto gli Happy Tree Friends, South Park, il contrasto fra un'estetica per bambini e invece dei contenuti più gore, più violenti, ma anche più sessualmente espliciti, è qualcosa che conosco già. Bisogna avvicinarsi a quest'opera con la consapevolezza che all'epoca era molto molto più avanti dei tempi. Oggi forse questo elemento ci risulta meno forte, meno d'impatto. Come vi ho detto, c'è violenza, ma c'è anche sesso esplicito. Quando dico esplicito intendo molto esplicito. Perché? Perché il gatto e il topo protagonisti incontrano delle compagne, ci sono erezioni prepotenti, ci sono sex toys, vediamo vibratori, strapone, compagnia bella, vediamo organi genitali femminili aperti all'accoglienza del maschio, insomma ci sono scene che non vi mimerò nemmeno, che sono bambini forse all'ascolto, bambini cambiate video di Bad Taste, questo non è per voi. Comunque appunto ci sono delle scene di sesso esplicito, tanto esplicito, il gatto incontra delle gattine, quindi ci si rotola, avvinghia, si incastra e quant'altro, il topo incontra delle toppine, oddio, mi sto addentrando in un territorio di termini abbastanza pericoloso. Comunque ci sono appunto delle scene di sesso che si frappongono, si intermezzano gli inseguimenti violenti, così da dare un colpo al cerchio, uno alla botte, insomma, l'importante è che siano contenuti per adulti. Perché su Frigidaire, quando Squeak the Mouse è comparso a metà degli anni 80, questo era quasi un qualcosa di proibito, non potevano concepire che un fumetto per bambini, all'apparenza per bambini, potesse addentrarsi in questi territori e addentrarsi e ci rimanesse per diverse pagine. Ecco, rimarrete di sicuro colpiti dalla libertà sessuale con cui agiscono i personaggi. I tre capitoli di questo volume, perché questo volume raccoglie un po' l'opera omnia di Squeak the Mouse, tutto ciò che è stato realizzato finora da Mattioli, i tre volumi sono: il primo, una storia urbana, un classico inseguimento gatto e topo visto dal punto di vista del gatto; il secondo è una storia più esotica, ci spostiamo in un'isoletta, un oceano, e tutto viene visto dal punto di vista del topo invece; la terza invece, che è inedita perché era una storia realizzata ma mai pubblicata, quindi è un inedito che possiamo trovare all'interno del volume Coconino, arriva addirittura nello spazio. È interessante perché
da un volume all'altro c'è sempre uno step ulteriore di come l'inseguimento riprende. Prima c'è uno scienziato che vuole ridare vita a mo' di Frankenstein ai due protagonisti del primo volume, poi ci sono appunto degli alieni che teletrasportano, c'è anche un passaggio meta da un capitolo all'altro. È interessante che questi tre macro capitoli in cui si suddivide l'albo sono suddivisi a loro volta in piccoli episodi di poche pagine che vogliono riprodurre la struttura dei cartoni animati Tom e Jerry, quindi non storie di ampio respiro, ma brevi puntate in cui sono un po' di scorribande, i personaggi le subiscono, le prendono, in questo caso vengono bruciati, disossati, gliene succede di ogni tipo, e poi the end si va alla puntata successiva. È curioso però il fatto che ci sia una continuity da una puntata all'altra. È come se in un episodio di Tom e Jerry, alla fine dell'episodio, vediamo, che ne so, Tom schiacciato da una schiacciasassi, ecco, la puntata successiva si apre con le conseguenze di questa morte, chiamiamola così. Come si riprende da ciò che ha subito? Come ne esce? Avrà delle conseguenze? Non ne esce nuovo e fresco come una rosa, ma ecco, ci sono sempre delle reazioni a quello che abbiamo visto nella puntata precedente, non è che sia nulla quello che abbiamo visto. Ho trovato a tratti la lettura un po' ripetitiva, però va detto che sono quasi 150 pagine. Super West, la parodia di Mattioli del mondo dei supereroi di cui ho parlato la settimana scorsa, era quasi una cinquantina di pagine e mi lamentavo che era troppo breve, ne volevo di più. In questo caso 150 pagine, il triplo. Non dico che ne avrei volute meno, però durante la lettura ho incontrato dei passaggi che mi sono sembrati un po' ridondanti. Va detto appunto che Mattioli cerca di ricreare i cartoni animati Tom e Jerry e Looney Tunes, immaginatevi di guardare 15 episodi di fila di Tom e Jerry o 15 episodi di fila di Will Coyote. Inevitabilmente, dopo un po', sopraggiunge un po' di noia, comunque una ridondanza che mi fa dire basta. Questo è l'ultimo episodio, gli altri li vedo più avanti. Ecco, magari questo volume non va letto tutto in una botta. Ci sono come contenuti speciali alcune immagini, degli storyboard, chiamiamoli così, dei bozzetti delle tavole, che però non sono granché, sono scarabocchiati, sono una guida che sicuramente è servita a Mattioli, ma non ci fanno scoprire nulla di che, quindi potevamo farne a meno, però appunto abbiamo la testimonianza di Squeak the Mouse, Opera Omnia. Anche in questo caso vediamo cosa fa Mattioli quando è senza freni, quando realizza dei fumetti che possono essere letti solo dagli adulti, bambini, state alla larga. Però, visto che stiamo parlando di Opera Omnia, abbiamo in queste settimane, in questi mesi, è uscito Super West, Squeak the Mouse, c'è un grande elefante nella stanza. Pinky. Qualche editore, non so se Coconino, Panini, Pinky è stato pubblicato sul giornalino, quindi le edizioni Pauline, non so chi, ma non può non esistere un'opera omnia di Pinky. Qualcuno se la dia. La vogliamo perché è il fumetto in cui Massimo Mattioli ha sperimentato di più la sua fantasia, la sua creatività, anche semplicemente per un discorso numerico, ha realizzato una valanga di episodi. Questa opera omnia, questa cronologica di Pinky sa da fare. Non so chi, ma qualcuno la deve pubblicare, noi la pretendiamo. Nel frattempo potete curiosare al violento, esplicito e sessualmente conturbante Squeak the Mouse pubblicato da Coconino.